Atto aziendale ASL, battipaglia deboli verso unificazione funzionale. Maltrattamenti e botte alla madre, arrestato ventenne. Aversana, furti in abitazioni. Liceo classico, francese replica a Cariello. Scuola materna battipaglia, resterà chiusa. Forza Italia battipaglia, istituire primavera battipagliese. Battipaglia, inaugurato il treno della vita. Battipagliese, ceduto attaccante e nuovi arrivi. Treofan Battipaglia, vittoria nel derby. In una nota il segretario provinciale della UIL, Biagio Tomasco, ha annunciato che dopo l'incontro con il direttore generale Antonio Giordano, lo stesso ha confermato. Entro domani verrà pubblicato l'atto aziendale sul sito ASL. Il direttore generale ha altresì comunicato che nulla sarà variato rispetto al piano ospedaliero emanato dalla Regione Campania, tranne che per i presidi ospedalieri di Battipaglia e Deboli, che subiranno un'unificazione funzionale con una sola direzione sanitaria ed una sola direzione amministrativa. Sulla vicenda il presidente del Consiglio di Deboli, l'avvocato Fausto Vecchio, ha precisato: «Non conosciamo gli atti, confidiamo che queste indicazioni fornite al sindacato UIL dal DG Giordano siano nella direzione di rivedere la questione ospedale unico. Essere ridimensionati a mero ospedale di pronto soccorso attivo era inaccettabile. Speriamo che nella prospettiva di accorpare le direzioni sanitarie ed amministrative ci sia finalmente la creazione dell'ospedale unico, che possa essere almeno DEA di secondo livello. Seguiremo attentamente gli eventi». I carabinieri di Bellizzi hanno tratto in arresto un ventenne del posto, in esecuzione all'ordinanza applicativa della misura di sicurezza del ricovero in REMS emessa dall'ufficio del GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento scaturisce a seguito dei riscontri effettuati dai militari di Bellizzi alle dipendenze della compagnia di Battipaglia alla denuncia sporta dalla madre convivente per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi dal giovane affetto da disturbi della personalità dallo scorso 19 aprile con condotta perdurante. Il ventenne, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso il centro REMS di Bellizzi. Furti in località Aversana, Battipaglia. Tre gli appartamenti in via Spinita violati dai ladri. Sembra che il furto sia quantificabile intorno ai 3.000 euro. I delinquenti avrebbero agito nelle ore notturne, portati via vari attrezzi per il giardinaggio e delle biciclette. Una delle vittime ha prontamente denunciato l'accaduto ai carabinieri della locale stazione. Adesso spetterà agli inquirenti verificare l'esatta dinamica del furto messo a segno e cercare di scoprire, semmai con l'aiuto delle telecamere, gli autori del gesto delinquenziale. Intanto nella zona Aversana e via Spinete in tanti chiedono maggiori controlli e sicurezza. Il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, chiede un nuovo liceo classico con sede a Battipaglia. Riesplode la querela con Deboli. Cariello risponde a tono, preparando un ricorso al TAR e una protesta ufficiale all'amministrazione provinciale. Secondo Cariello, il sindaco di Battipaglia sta facendo una guerra tra poveri, senza programmazione. «Noi non ci siamo mai sognati di chiedere gli indirizzi alberghiero, geometra e ragioneria, nonostante tantissimi studenti ebolitani ogni giorno si recano nelle scuole di Battipaglia». Arriva subito la risposta del sindaco di Battipaglia. «Ho accolto l'istanza delle mamme della dirigente scolastica del liceo scientifico Medi. La mia non è una battaglia di campanile, ma la risposta a tante esigenze. Il nostro progetto è quello di completare la rete scolastica locale. Non vogliamo nessuna guerra di campanile con Deboli». La Francese accetta il confronto attraverso la costituzione di un tavolo tecnico. Con la nascita del liceo classico a Battipaglia, l'offerta scolastica non verrà frammentata né sovrasposta, assicura la sindaca. Francese ha poi allargato il suo discorso, auspicando un tavolo di confronto con Deboli e con i comuni della Piana del Sele, che affronti anche la modifica del piano ospedaliero regionale, lo sviluppo della fascia costiera, la drammatica crisi industriale, l'alta velocità e il ciclo dei rifiuti. Al liceo classico Battipaglia non rinuncia, anche quest'anno tornerà all'arrembaggio. Gli avvocati dei due comuni si preparano per la prossima battaglia al TAR.
Nessuna notizia positiva per l'apertura della scuola materna di Fasanara. Resterà chiusa per tutto l'anno scolastico. I lavori non potranno essere terminati subito, così come aveva all'inizio previsto l'amministrazione comunale. L'edificio di via Spineta ha diversi problemi. Da alcuni sopralluoghi fatti dai tecnici del comune si è riscontrata la presenza di umidità e infiltrazione. I bambini che frequentano questa scuola sono circa 40. Dato il problema di non utilizzo della struttura, i bambini verranno accolti nella scuola materna del Rione Aversana. Entrambe le scuole fanno parte dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna. Il gruppo consiliare di Forza Italia di Battipaglia, con il capogruppo Valerio Longo e composto da Alfonso Balde e Gerardo Zaccaria, ha presentato una mozione al Consiglio Comunale per istituire l'iniziativa Primavera Battipagliese. Si tratta di una ricorrenza che richiama le tre date storicamente e culturalmente importanti per la comunità battipagliese. Il 29 marzo 1929 si ricorda l'istituzione di Battipaglia come comune autonomo grazie al lavoro di Alfonso Menna. Il 21 giugno 1943 si ricordano i bombardamenti aerei della Seconda Guerra Mondiale, che distrussero quasi totalmente il centro abitato. Il 9 aprile 1969 scoppia la nota rivolta di Battipaglia. Tre date che hanno segnato indelebilmente la storia della nostra città, si legge nel documento di Forza Italia. Per questo motivo si sollecita l'amministrazione a predisporre dal prossimo anno l'organizzazione di una manifestazione che, partendo da quegli eventi, possa rappresentare un momento di festa, di confronto, dibattito sul passato, presente e futuro della nostra città. L'iniziativa, una sorta di primavera battipagliese, potrebbe tenersi ogni anno in primavera durante i fine settimana, con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni cittadine, con convegni, spettacoli, mostre. L'iniziativa contribuirebbe alla salvaguardia della nostra memoria storica e delle tradizioni locali ed è dettata dalla volontà di trasmettere alle giovani generazioni la storia di Battipaglia, fatta di sacrifici e di lutti, ma soprattutto di ricostruzioni, di ripartenze e di rinascite, nell'intento di consolidare la nostra identità attraverso i luoghi e le date della memoria. La mozione dovrà, nelle richieste del gruppo consigliare di Forza Italia, essere inserita all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile. Ieri sera a Battipaglia, presso il centro educativo Imparando la vita in via Palatucci, presso il centro direzionale Lurbe, Emanuele Scifo ha inaugurato il treno della vita, micronido, ludoteca e baby parking. Diciamo esattamente ad un anno dall'inaugurazione della nostra prima struttura per minori, abbiamo deciso di completare, di chiudere il cerchio, di abbracciare anche quella fascia di età che ancora ci mancava. Quindi abbiamo deciso di aprire questo micro nido, una fascia di età compresa fra 0 e 3 anni, dove appunto cercheremo di offrire il massimo della professionalità e soprattutto dare il massimo della sicurezza ai genitori. Ecco perché. Quali sono le caratteristiche dunque? Innanzitutto chi può rivolgersi a questa struttura? Sì, diciamo che una porzione delle utenze sarà riservata a quelli che sono i bambini presi in carico dal servizio sociale, mentre un'altra porzione sarà aperta agli utenti comuni, definiamoli così. Ma sicuramente sarà un ambiente dove i bambini devono sentirsi a casa loro. E i genitori, quando verranno qui la mattina ad accompagnare i loro figli, dovranno sentirsi sicuri nell'arco della giornata al massimo proprio. Quindi telecamere sempre accese, sempre con un occhio discreto su quello che accade. È chiaro, sì, abbiamo con la dovuta discrezione e rimanendo, diciamo, nel rispetto di quelle che sono le norme, abbiamo creato un circuito di telecamere visibili anche dal cellulare dei genitori, di modo che i genitori sappiamo quanto sia difficile, soprattutto per le mamme, lasciare i figli, però purtroppo in questo momento storico il lavoro è fondamentale. Una famiglia, se non lavorano tutti e due i genitori, difficilmente riesce ad andare avanti. E quindi cerchiamo di rassicurare quanto più possibile le mamme. Quindi terrete conto comunque delle difficoltà economiche che comunque ci sono in questo periodo e praticherete delle tariffe agevolate. È chiaro, sì, perché noi siamo vicino alla gente da questo punto di vista, perché ci rendiamo conto che molto spesso in questo momento, ripeto, in questo momento storico è difficile per una famiglia, perché ci sono le attività scolastiche, le attività extrascolastiche, libri,
c'è troppo lavoro che manca. Lavoro che manca, c'è troppo. E questo serve anche a creare lavoro, perché ci tengo bene a precisare che tutti i nostri progetti servono a dare anche spazio a quelle che sono le tante professionalità su Battipaglia che purtroppo si trovano a spasso. E noi stiamo cercando di fare anche quello, chiaramente con le modalità che ci sono consentite, però stiamo cercando di dare spazio proprio ai nostri coetanei. Lasciamo i recapiti. Sì, allora, il numero telefonico è 0828 300089 e la mail è imparandolavita@gmail.it. La Battipagliese ha ceduto a titolo definitivo al Foggia Lega Pro l'attaccante Pasquale De Sarlo, classe 99. Intanto sono arrivati 4 calciatori under. Si tratta di Matteo Serretiello, Fabrizio Mauri, Giuseppe Bifulco e Antonio Ragone. I calciatori vanno a aumentare il parco under a disposizione del tecnico Ciccio Tudisco. Esprime soddisfazione per i nuovi arrivati il responsabile del settore giovanile Maurizio Mastrolia. Sono degli ottimi under che potranno dare una grossa mano al tecnico Tudisco e sicuramente alla formazione juniores, a cui il presidente Palmentieri tiene in particolar modo. Questi calciatori saranno il futuro della Battipagliese. Secondo una prima stima, appoggiati alla prima squadra, ci sono circa 16 under, tutti allo stesso livello. L'idea del presidente è quella di portare, in un progetto quinquennale, la squadra in Serie D, con all'interno più calciatori battipagliesi possibili. La società inoltre ha ringraziato l'assessore ai lavori pubblici del comune di Battipaglia, Giuseppe Provenza, per l'impegno profuso per sistemare lo stadio Pastena. Si dovrebbero concludere infatti domani i lavori di manutenzione straordinaria dello stadio, iniziati 3 settimane fa e costati circa 50.000 euro al comune. In occasione del primo torneo Campobasso per lo sport, arriva una vittoria per la Treofan Battipaglia. Finisce 58-57 con la Saces Napoli, una partita per lunghi tratti equilibrata e decisa soltanto nel finale da un canestro di Sotiriu. Rispetto alle precedenti amichevoli, questa volta la Treofan impatta nel migliore dei modi la gara. Un'altra verifica utile per capire alcuni aspetti, spiega subito il tecnico della Treofan. Purtroppo però facciamo fatica in attacco, a causa anche delle numerose assenze che ci impediscono di far giocare ogni giocatrice nel proprio ruolo.